Va bene, ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale Gekon X Vapo. Quest'oggi Drag Max by Vupu. Ed eccoci qua ragazzi con Vupu Drag Max. Classiche avvertenze che siamo ormai abituati a vedere sotto le scatole. Drag Max, una pod da 4,5 ml, una PNP VM6 da 0,15 e una PMP VM5 da 0,20. Un cavo USB e il manuale di carica. Qui abbiamo tutti i simboli social di Vupu, 177 watt, dual theme e un sistema infinito di airflow. Andiamo a vederla. Drag Max cos'è? Non è nient'altro che una Drag X a doppia batteria che può erogare fino a 177 watt. All'interno della confezione abbiamo manuale di istruzioni, cavo USB, due coil VM6 da 0,15 e una PNP VM5 da 0,2. Rispetto alla Drag X, qui troviamo la 0,15 e la 0,20. Invece sulla Drag X avevamo la 0,15 e 0,30. Cavo USB per l'aggiornamento firmware. Manuale di istruzioni che non vi sto neanche a tirare fuori. Classica cartuccia da 4,5 ml dalla Drag X. Airflow bello sostenuto, come sulla Drag. Andiamo a vedere portellino, abbiamo più e meno per l'alloggiamento delle batterie, quindi meno, più, chiudiamo. Come sulla Drag X le funzioni sono identiche, tenendo premuto Fire End Up si blocca e se premete tre volte cambiate il tema da azzurro a giallo. Tasto down e fire resetta i puff. Tre click passa dalla modalità RBA alla modalità smart. 5 click si spegne. Ecco, lo contraddistinguete tra la S modalità smart e la R modalità RBA. Va da un minimo di 5, max power 177. Vi ricordo che con la modalità smart, ad esempio, adesso sono a 155, installerò la coil da 0,2, ecco qua, vado già a ricaricare il liquido. La 0,2 può essere utilizzata da 40 a 60 watt. Inserendo la cartuccia con la modalità smart, in automatico lui mi va a impostare i watt consigliati per la coil che abbiamo installato. Ad esempio, è stata rilevata una 0,21 e lui mi consiglia 50 watt e io la utilizzerò a 50 watt. Bene ragazzi, con questo è tutto, ci vediamo con la mia testa pelata per la prova di svapo. Va bene ragazzi, innanzitutto ringraziamo SourceMore che ci ha dato la possibilità di recensire Drag Max. Ringrazio SourceMore. Drag Max, che dire, è una Drag X a dual battery, né più né meno. C'è poco da dire ragazzi, mi raccomando, andate a vedere il video della Drag X. Io vi ho comunque fatto vedere la versione dell'altro, ma c'è poco da dire. Devo dire che io ho voluto portarla perché in effetti il successo della Drag X è evidente, perché è un prodotto veramente funzionale, fa uscire un aroma veramente eccezionale. Però svapando in flavor con coil da 0,2, 0,15, 0,2, una batteria è un po' carente. Vupu ci viene in aiuto con una dual battery. Rispetto a una Drag X le dimensioni si notano, ma avete una dual battery, ci fate tutta la giornata senza nessun problema. Straconsigliata ragazzi, questo è il prodotto dell'anno, questo e questo sono i prodotti di quest'anno. Che dire ragazzi, ringraziamo nuovamente SourceMore. Drag Max
per chi vuole una dual battery rispetto alla Drag X, che è solo una. Ripeto, 218650. Con questa vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Va bene, ciao. So why is it so high to let you go?